ghiaccio come archivio, parliamo di come abbiamo visto la presentazione precedente, sì, scusate, io sono un po' più alto della media, quindi come abbiamo visto nella presentazione precedente, gli archivi naturali sono questi oggetti che in realtà dovrebbero sopperire alle carenze degli archivi invece quelli strumentali. Come dico sempre, i nostri archivi iniziano quando finiscono i sistemi strumentali. In realtà e viceversa, noi finiamo quando cominciano gli strumentali, perché è chiaro che molte delle informazioni che sono state viste dal punto di vista strettamente climatico o meteorologico, sono avvenute in un periodo in cui già l'uomo influenzava l'atmosfera. Quindi, quando parliamo della variazione della temperatura negli ultimi 150 anni, considerando che diciamo, ufficialmente l'era industriale è cominciata nel 1750, è evidente che sono dati già, tra virgolette, dopati dall'informazione antropica. E dato che il termometro l'hanno inventato alla fine del 1600, è evidente che prima poco si poteva fare, quindi si raccolgono dati storici come tematica principale di questa serie di conferenze e poi lavoriamo sui proxy. Sulle eruzioni vulcaniche, Setti ci ha spiegato molto bene quali sono stati i problemi e come vengono affrontati. Qui un esempio di una carota di ghiaccio prelevata a Talos Dome in Antartide. Di solito il ghiaccio tende a essere materiale particolarmente noioso perché è un oggetto grigio di solito, a volte trasparente, non sempre, che deriva dalla precipitazione. Diciamo, la precipitazione nevosa che si accumula sui ghiacciai, si conserva, abbiamo alcuni freezer naturali che poi dopo vi faccio vedere, e insieme a questo materiale viene archiviata l'informazione atmosferica. Questa che vedete è un esempio di un'eruzione vulcanica, probabilmente del Monte Erebus, che è la montagna, diciamo, il vulcano più attivo dell'Antartide, almeno dell'Antartide continentale, che è avvenuta, stando alla datazione della carota, intorno a 2190 dal presente, quindi circa nel 950 a.C. Poi i dettagli si faranno vedere dopo, scusate, ma un po' di allergia. Quindi diciamo questo è il meccanismo. Il problema è che il ghiaccio ha dentro una marea di altre informazioni che tiene nascoste in modo abbastanza evidente. In questo Non estratto dalla solo, direttiva quando all'Unione si studia il ghiaccio, si studia il ghiaccio, sono mappate acqua congelata, le aree a rischio allagamento. si studia anche quello che c'è invece di spazi Secondo la vuoti serie all'interno, quelle che storica sono le bolle. E in effetti il utilizzata ghiaccio ha la caratteristica nel suo dalla meccanismo regione di Piemonte. metamorfismo, cioè dal passaggio da una neve a diventare ghiaccio reale, c'è un po' di confusione perché anche la neve è fatta di ghiaccio, ma il ghiaccio di Si ghiacciaio osservino non è neve accumulata, i ma bacini è neve idrogeologici trasformata in ghiaccio, cioè nel momento del in cui il Maira ghiaccio, i cristalli di di ghiaccio 800 km congelano quadrati e del Grana chiudono Mellea le bolle d'aria di all'interno, noi studiamo anche le bolle 300 km d'aria, quadrati. ed è, sono bolle d'aria che contengono aria, e chiaramente questa è aria del passato, e quindi abbiamo questo Le vantaggio serie rispetto a storiche tutti gli altri proxy, che sono un utilizzate po' più complicati, di per le poter verifiche leggere idrauliche direttamente la composizione dell'aria del sono passato. ridotte Però temporalmente facciamo tutto, diciamo abbastanza, e necessitano di multidisciplinare validazione come scienza. in relazione al Tanto cambiamento l'unico climatico grande in problema è che, a differenza come è stato fatto vedere atto. prima, cioè Inoltre, tutto quello grigio che vedete qui intorno con la è ciò che freccia studiano i geologi rossa, marini, noi ci dobbiamo si accontentare di dove mamma osservi natura ci lascia i ghiacciai. la Siamo cattura fortunati perché più o meno li abbiamo a tutte le che ha subito lo latitudini, in realtà sturamento non tutti sono Rente-Tanaro. utilizzabili, ma in realtà, come si A può monte osservare, ne esibe un abbiamo ghiacciai anche a oggetto, livello equatoriale, non si vede, ma ci sono vi anche è due quindi una punti da queste vasta parti, area uno nel Monte Kenya e uno nel dove Kilimanjaro, le acque che è quel che meteoriche rimane, perché stanno sparendo, sono però più o regimate meno
ce l'abbiamo quasi dappertutto, ovviamente dalla rete di canali e delle grandi catene montuose e nelle due grandi calotte. E questo appunto quello che avviene, che rappresentano i due principali frigoriferi a monte del sito che abbiamo a disposizione. Quali sono i parametri che studiamo? Non sto lì a stressarvi con la parte metodologica, magari all'ultimo faccio un paio, tre slide di marketing, ma questo è un altro conto. Chiaramente siamo in grado di raccontare, ad esempio, le paleotemperature. Paleotemperature, normalmente, non avendo la possibilità di misurare la temperatura diretta, si usano normalmente dei termometri isotopici. Isotopi dell'ossigeno, isotopi dell'idrogeno in prima battuta, ma utilizzando anche gli altri gas per correggere questi dati. Quindi in prima battuta quello che possiamo ottenere sono informazioni sulle temperature, informazioni sull'accumulo, non è esattamente l'accumulo di neve, non è esattamente la precipitazione, perché in realtà è quello che rimane nel ghiacciaio e non sempre noi siamo sicuri che quello che è caduto rimane. Da nessuna parte nessun ghiacciaio ha la capacità di conservare tutto quello che è caduto, conserva quello che rimane, quindi parliamo di accumulo e non di precipitazione. Anche in questo caso utilizziamo l'esempio degli orizzonti di riferimento, come l'eruzione vulcanica, che sappiamo che ha quella profondità e quindi di mezzo un po' di ghiaccio equivale a quello che è caduto nel periodo. L'origine delle precipitazioni, perché a noi interessa anche da dove sono le sorgenti di queste masse d'aria che portano le precipitazioni. Anche in questo caso siamo in grado di leggere attraverso sempre gli isotopi stabili l'informazione sulle aree dove si forma il vapore acqueo che viene a formare le masse d'aria che precipitano nelle zone glacializzate. Come si può rivedere, si può arrivare addirittura all'insolazione locale, cioè si riesce ad avere informazione su quello che è l'insolazione locale utilizzando sempre l'aria contenuta all'interno delle bolle d'aria e lavorando specialmente sui rapporti tra l'ossigeno e l'azoto contenuti in queste aree. Composizione atmosferica, evidentemente, composizione prevalentemente qui sono i tre gas serra principali, ma evidentemente tutto ciò che è in fase gassosa che si trova all'interno delle bolle d'aria non dobbiamo leggere. Viceversa, se andiamo a prendere la matrice ghiaccio in se stesso, per quanto riguarda la composizione della nostra atmosfera, andiamo a leggere tutto il resto, e quindi quelli che sono, ad esempio, le polveri fini minerali in atmosfera, i livelli vulcanici, tutta la composizione ionica che abbiamo nella nostra atmosfera, e evidentemente sia di carattere naturale che di carattere antropico. Quindi, per il recente, noi siamo in grado di leggere anche l'impatto dell'uomo sul sistema ghiacciaio. Atmosfera e quindi ghiacciai, e poi evidentemente anche eruzioni vulcaniche, l'attività solare con gli isotopi del berillio e così via. Quindi, come si può vedere, all'interno di una carota di ghiaccio si possono avere parecchie informazioni. Ovviamente ve le risparmio quasi tutte, cerco di essere molto, molto sintetico sulle descrizioni. Come dicevo, i due grandi frigoriferi sono l'Antartide e la Groenlandia, sono due grandi frigoriferi con caratteristiche diverse. L'Antartide, sappiamo, posizione polare, completamente chiuso da una circolazione circumpolare circumantartica che praticamente chiude la porta del frigorifero e quindi permette il congelamento. Ha fatto vedere benissimo prima quel raffreddamento che si è visto a partire praticamente dalle Eocene fino al Quaternario, e proprio una parte significativa di questo raffreddamento è legato proprio al fatto che l'Antartide si è isolato e la circolazione oceanica ha cominciato, invece che andare su e giù come fa adesso nord-sud, si è messa a girarci intorno. L'unico momento in cui la circolazione gira est-ovest e ha fatto nient'altro che limitare il trasferimento di calore in Antartide, quindi ha costruito questo grandissimo frigorifero, un frigorifero che ha ghiaccio con spessori fino a 4 km, quindi importante. L'altro frigorifero è la Groenlandia, in realtà è un frigorifero con la porta mezza aperta, come sapete non è in posizione polare, anzi è circondato da circolazioni oceaniche abbastanza complesse, non lontano da lì passa la corrente del Golfo che riscalda tutta la parte nord dell'Europa, infatti sì, caro, ciao, siamo al nord dell'Atlantico, vede che nella parte c'è una nord
come praticamente degli acciai. Senti, voglio chiedere un'informazione veloce. Mi chiedeva un cliente per fare una scia a Bainette per un pozzo. Quanto gli posso dire che li prendi, diciamo, per fare una scia? Tuttora un fossile climatico, cioè qualcosa che è rimasto dall'ultima glaciazione, che oggettivamente sta avendo qualche momento di crisi. Va bene, ok. Personalmente come va bene, perfetto, glielo riferisco allora. Grazie tante, ciao, buona giornata. Ciao. Magari questo dimmi. Un giorno lo racconterà. Dimenticavo, le carote di ghiaccio sono perforate normalmente al centro di questi continenti, per il semplice fatto che non c'è meno disturbo stratigrafico, quindi le parti costiere si muovono molto velocemente. Va bene, perfetto. Ok, adesso sto facendo un corso, ma poi te lo faccio. Le nevicate che si mettono una sull'altra, invece le parti centrali. Va bene, sì, ma comunque le ho fatte, so che le ho fatte. Adesso poi vado a rivedere. Dai. Ciao, ti saluto, ciao Emanuele. Ciao. Segua la regola che è più recente sopra e più vecchia sotto. L'altra differenza che c'è tra la Groenlandia e l'Antartide è la quanto nevica, la famoso accumulo. In Groenlandia nevica molto, molto vuol dire che nella parte centrale si arriva fino a mezzo metro, in certi casi 70 centimetri di acqua equivalente, cioè non di neve caduta, ma neve ricalcolata, ghiaccio ricalcolato come equivalente in acqua, per poter confrontare densità 1 in modo che si confrontano le varie sequenze. Invece in Antartide l'accumulo è molto basso, considerate che a Concordia, dove c'è scritto Epic Dome Sea, c'è un accumulo di 2,5 centimetri di acqua equivalente all'anno, contro la Groenlandia che c'ha quasi un metro, mettiamola così. Quindi due mondi completamente diversi. Qual è la differenza? Da una parte Antartide, lunghe serie di dati che vanno molto indietro nel tempo, ma con una risoluzione non spaventosa. Dall'altra parte in Groenlandia, breve serie di dati, sempre geologicamente parlando, ma con una risoluzione fantastica. E quindi è chiaro che lavoriamo su scale temporali diverse. La Groenlandia, tanto per farla vedere, questo è in scala delle profondità. La perforazione GRIP, che ho avuto il piacere di fare ancora nel 92, quindi non è neanche roba giovanissima, ha raggiunto i 3.000 metri di profondità. In 3.000 metri ci sono circa 100.000 anni di storia, quindi vuol dire che praticamente abbiamo una risoluzione stagionale, specialmente nelle parti superficiali. Consideriamo che fino a circa 2.000 metri di profondità si è stato in grado di leggere estate, inverno. Abbiamo consumato un sacco di studenti a contare estate, inverno, parecchi studenti. Per tutte le serie di date che avete visto prima, ognuna con la stagionalità, e quindi siamo molto felici di consumare tanti studenti. Alta risoluzione, cosa ci ha detto? Ad esempio, ha detto che nel periodo, quello chiamato ultimo periodo glaciale, cioè quello che è successo a partire da 20.000 anni fa indietro, fino a circa 70.000 anni fa, il nostro sistema climatico non era particolarmente stabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che vedete questi su e giù, che vedete qua, questi su e giù. Messi così, qua sono ancora in delta 18, quindi in temperature isotopiche, però in realtà un salto di questo tipo sono quasi da 7 a 10 gradi di temperatura. E ce ne sono stati contati più di 20, poi dopo lì dipende chi li ha contati, è sempre la famosa regola dell'interpretazione di dati. Però sono sempre più di 20, e quello che è interessante è che sono dei salti che ci mettono dai qualche secolo a un millennio, durano qualche secolo a un millennio e poi si ritorna a condizioni fredde. E quindi quello che dice questa serie di dati è che tanto che il nostro sistema climatico, anche in epoche antiche, ha la capacità di fare dei salti importanti, okay? Lasciamo perdere le cause dei salti. Questo è quello che viene fuori, anche perché questa è la perforazione GRIP, questa è la perforazione GRIP e NOR GRIP, due perforazioni che sono a circa 700 km di distanza una dall'altra, che come vedete sono identiche.
E quindi vuol dire che almeno la Groenlandia ha risposto tutto allo stesso modo. È una cosa che è abbastanza interessante, perché vuol dire che tutta la Groenlandia, che diciamo rappresenta significativamente l'emisfero nord, vuol dire che nell'emisfero nord, almeno per il periodo, questo periodo tra virgolette storico, è stato in grado di fare salti molto significativi nel sistema climatico. Quindi vuol dire che ci sono dei meccanismi che vanno compresi, perché quando si comincia a parlare di qualcosa che avviene nel secolo, rientra anche nel mondo storico, se non nel mondo, anche e per il nostro futuro, anche quello che potrebbe succedere. Vedremo che può essere anche peggio. Siamo in Antartide. L'Antartide invece, come ho detto, risoluzione ben diversa. Lavoriamo, questa è la serie sempre termica, sempre il termometro isotopico, 800.000 anni, anzi 820.000 anni, la sequenza completa tutt'oggi, sto a farvi vedere le ultimissime, non è strategico. Questo salto è stimato essere un salto più o meno da 10-12 gradi, anche qui dipende da come viene calibrato il termometro. Questo sarebbe l'ultimo massimo glaciale. Quello sono che incasinato col lavoro, scusa, sono anche un po' nervosa, mi pazienza. Sarebbero gli ultimi, però tesoro mio, devi usare la testa. Okay, quindi stiamo lavorando. Le gambe sulle tue, io non posso sbagliare di darti degli allenamenti troppo grandi, ho paura. Io so in gara che quando vado con le gambe buone vado forte. Io sono stato rovinato da dei tecnici che mi hanno detto la settimana della gara, mi hanno dato del carico e stavo in forma stellare. Quindi c'è un attimo questa preoccupazione, cerca di capirmi. Non so come stai, però non sbagliare, ti prego. Oggi fai scarico di forza e basta. Fai tante flessioni inverse. Inverse scuote, mi raccomando. I pari invece sono i periodi freddi. I salti caldi, come vedete, sono uno in circa 100.000 anni e sono legati alla eccentricità dell'orbita del nostro pianeta, il quale, come sapete, nel nostro sistema dovrebbe essere semplicemente Terra-Sole, cioè noi giriamo intorno al Sole. In realtà si mette in mezzo anche Giove, che nonostante in questi diversi estratti è abbastanza grosso da disturbare le orbite, non solo dal sito del comune pianeti, di Savigliano. Il sistema finale succede che la nostra evidenziate, orbita è un po' ellittica, ogni tanto è più ellittica, ogni tanto è meno ellittica, con circa riportate, anni, quindi più o meno ci arriva un po' più di energia. La verifica idraulica bidimensionale il clima in modo spaventoso, e il FAI, considerando che la geografia con le sezioni il nostro pianeta idrauliche e le quote. Un milione d'anni è più o meno uguale a quella di oggi, cioè è cambiata di pochissimo. In particolare si evidenzia oceanica, chissà com'è cambiata, che non sono state, possiamo applicare il famoso attualismo, mappati, è ovvio che se poi dopo andiamo molto indietro nel tempo le geografie cambiano, mappate aree di rischio, come dicevo andiamo a leggere anche i gas per allegamenti del torrente Gran Galilea. Interessante è che se noi, mi dispiace che la CO2 si trova qui sotto, uso il metano, ma la CO2 poi dopo magari la racconto più velocemente, anzi si vede un po', l'andamento dei gas per tale porzione, l'andamento delle temperature. Per tale porzione di pianura alluvionale non è stato valutato il rischio idrogeologico nei periodi freddi. Per il bacino la CO2 aveva idrogeologico una concentrazione di 180 parti per milione. Ma a priori a vantaggio della sicurezza, lo scrivente ha rilevato che l'edificio in oggetto maggiore di si trova rialzato di circa 50 cm rispetto ai piani circostanti e pertanto si può dichiarare con basso margine di incertezza che è basso il rischio di allagamento per il sito in oggetto. 80, 370, 380 parti per miliardo volume. Durante i periodi caldi lì, come vediamo, il livello più alto ha raggiunto i 770 parti per miliardo, più o meno un valore medio intorno a 700 circa. Oggi abbiamo superato 1850 parti per miliardo. Quindi, tanto per far capire qual è l'effetto dell'uomo su un sistema che questo è al di fuori di ogni sospetto, perché noi stiamo parlando di un mondo dove l'uomo aveva problemi a tirare a sera, quindi tanto era tutto da fare tranne che preoccuparsi di contaminare l'ambiente. Quindi come vedete stiamo lavorando su dei sistemi molto più complessi e sta di fatto che ai tempi i modelli dicono che
non era un effetto serra inteso come aumenta la CO2, aumenta la temperatura, assolutamente, viceversa, aumenta la temperatura legata ai parametri orbitali e la risposta del sistema, diciamo, biologico degli ecosistemi sul nostro pianeta portava a variare la concentrazione di CO2, specialmente quelli oceanici, che sono quelli principali. Più o meno la stessa cosa. Polveri fini, ho parlato dei gas serra, le polveri atmosferiche invece hanno un effetto di raffreddamento e quindi diventano importanti dal punto di vista strategico, tanto che a livello, diciamo che sempre delle lunghe serie, metto queste lunghe serie di dati, questa è sempre epica, vengono utilizzate per cercare di capire se l'effetto di raffreddamento avvenuto è stato un effetto esclusivamente legato a una variazione orbitale o anche ci sono stati delle situazioni interne. E in effetti quello che si è stato osservato è che l'aumento delle polveri atmosferiche durante i periodi glaciali, che erano più secchi e chiaramente con meno vegetazione, quindi con maggior possibilità da parte del vento di prendere in carico materiale e trasportarlo in atmosfera dai continenti, faceva in modo da amplificare questo effetto di raffreddamento e quindi c'era un parallelismo tra i due oggetti. Oggi stiamo cercando di raggiungere 1,5 milioni d'anni, che diciamo questo è il massimo per adesso che ci concede i nostri ghiacciai, con le nuove perforazioni in Antartide, proprio per riuscire a capire cosa è successo prima di questi 800.000, perché è un periodo di passaggio tra una ciclicità del clima da 40.000 anni legata all'inclinazione dell'asse terrestre e quella dell'eccentricità dell'orbita, quindi è un momento un po' qui. Velocemente le Alpi sono un altro mondo glacializzato, questa è un po' una sequenza, ho messo la mia storia di perforazione dal 96 all'anno scorso, dove le informazioni sono informazioni molto più complicate, ma molto più legate al nostro ambiente, coprono meno anni, di solito arriviamo al secolo, due secoli, forse riusciamo ad arrivare al millennio con informazioni significative, dove ci sono delle aree come ad esempio Colle dell'Is dove è possibile avere una stagionalità quasi completa, questo grigio, e altre aree come ad esempio Colle Nifete che ha 1 chilometro di distanza dove invece manca completamente l'inverno, quindi sono due mondi completamente diversi nonostante si guardino in faccia. Esatto, tira vento. Polveri fini, le polveri fini anche in questo caso sono gli eventi sahariani. Noi conosciamo gli eventi sahariani, perché più o meno ogni anno abbiamo le tale condizione della terra, di rischio geologico si osserva che deve essere certificata nel tempo, e in particolare quello che è stato analizzata, osservato ad esempio, e certificata da tecnico con specifiche competenze, in polveri fini in atmosfera, ad esempio messi in relazione con l'anomalia di precipitazioni del Sahel, elaborati tecnici su Sahara. Si è osservato che c'è una correlazione quasi diretta, e cioè quando piove nel Sahel c'è meno terra in Europa, quando nel Sahel c'è più secco, e quanto pare ne arriva di più. E quindi abbiamo questo vantaggio. Come dicevo, 30 secondi di marketing, non peraltro per far capire come si arriva a queste, perché chiaramente lavorando col ghiaccio dobbiamo lavorare al freddo. Alexa, stop. Dato che i campioni sono strategici, al freddo mettiamo i ricercatori e gli studenti, quindi abbiamo un laboratorio dove può arrivare fino a temperature di meno 50, simuliamo il freddo, ovviamente simuliamo anche la pulizia, perché l'Antartide è estremamente pulito, quindi aprire un campione in condizioni, in atmosfera come la nostra, vuol dire contaminarlo, e quindi abbiamo a disposizione anche le camere fredde. Questo è l'abbigliamento medio dei nostri, dei miei studenti e ricercatori che lavorano in laboratorio, e gli tocca lavorare al freddo, e non solo gli tocca lavorare al freddo, ma ma infatti, come vedete, non ci sono in foto. No, io ho già dato, come si suol dire, diciamo, sarà un vantaggio, Gli ho messo in piedi il laboratorio, qualcuno lavorerà, devo lavorare io.
Comunque non si vede, ma vi aspettiamo all'Eurocold, perché quando volete potete in questo estratto di foto aerea dell'alluvione del 2008 riapprovare l'esperienza, si può osservare la vasta area allagata del torrente Grana Mellea, che è stata confinata grazie a questo lato da rilevato stradale. L'ho seguito in maniera particolarmente interessata, perché comunque minimo faccio parte anche di questo mondo, e quindi